Parliamo anche delle arti marziali di Shaolin, che sono state portate insieme al buddismo da Bodhidharma in Cina. Quindi, come la chiamiamo noi, l'arte marziale al servizio dello spirito. Shaolin si trova nella provincia dell'Henan, in Cina, ed è un tempio che è stato costruito dall'imperatore Xiao Wen nel 19° anno della sua dinastia. Quindi stiamo parlando del 495 d.C. Queste sono delle affermazioni dei monaci quando presentano se stessi. Più di 1500 anni fa l'imperatore regalò ai monaci un pezzo di terra di magica bellezza ai piedi dei Monti Santi del massiccio del Songshan. Questo massiccio, che è possibile visitare tutt'oggi, è parte delle 5 montagne sacre della Cina, quindi un luogo veramente affascinante, pieno di misticismo e, come dice qui, di magica bellezza, perché è veramente un luogo dove è possibile realizzarsi spiritualmente per coloro che sono interessati allo scopo ultimo della vita umana. Fu così che Bodhidharma rimase ispirato a fermarsi in questi luoghi, perché lui ci vide la terra pura del buddismo, ci vide Sukhavati, e quindi si fermò considerando che poteva raggiungere la sua illuminazione proprio in questo luogo. Questa è solo una delle possibili vedute di questi luoghi meravigliosi. L'imperatore vi costruì un tempio che chiamarono Shaolin. Costruì questo tempio per alloggiare un monaco indiano che era arrivato prima di Bodhidharma, 38 anni prima, e successivamente altri due importantissimi patriarchi, Lenamoti e Bodhiruchi e Batuo. Questi sono i nomi di questi grandi patriarchi che avevano il compito di tradurre i sutra buddhisti dall'antico sanscrito e dalla lingua Pali in lingua cinese. Quindi questo tempio diventò il luogo di traduzione dei testi buddhisti nella lingua locale. E ci misero 3 anni per tradurre 10 piccoli sutra. Pensate che fatica che hanno fatto in 3 grandi patriarchi che conoscevano il sanscrito benissimo. Per tradurre in cinese ci hanno messo la bellezza di 3 anni. Noi adesso stiamo facendo la stessa traduzione dal cinese in italiano e ci lamentiamo se ci mettiamo qualche mese. In realtà loro, non avendo tutti i mezzi che avevamo noi al giorno d'oggi, in 3 persone, con grande sacrificio, hanno cercato di riportare nella lingua locale questi testi.